L'open interest è il controvalore totale dell'insieme delle posizioni aperte in un determinato momento su un mercato di prodotti derivati, come possono essere i futures o i perpetual. È un dato estremamente importante perché ci dice tantissimo sul mercato stesso, sulle condizioni in cui si trova, sulla possibilità di volatilità nell'immediato futuro e sulla legittimità o meno, permettetemi questo termine, di un trend e di un movimento. Quindi capite che è una quantità di dati incredibilmente utile. Nel video di oggi vi mostro una duplice analisi dell'open interest, una cosiddetta analisi statica che punta a osservare semplicemente a che valore si trova l'open interest, perché analizzando i dati storici, per esempio di Bitcoin, si nota che quando l'open interest tende ad avvicinarsi a un certo valore viene poco dopo respinto, come se fosse una massa critica, e quella respinta porta con sé una fase estremamente turbolenta e volatile. Questo è molto utile da implementare nelle proprie strategie di trading. In seconda battuta andiamo a fare un'analisi dinamica dell'open interest, quindi accoppiamo l'open interest a un'analisi più classica, quindi prezzo, volumi, supporti, resistenze, eccetera, eccetera, e appunto lì andiamo a consolidare oppure smontare la legittimità di un movimento e di un trend. Sono due cose estremamente importanti di cui non si può assolutamente prescindere. Quindi mi raccomando, non perdete l'attenzione fino alla fine, perché tra l'altro alla fine poi vi faccio vedere dove andare a vedere i dati sull'open interest, quali sono le migliori piattaforme che li mostrano. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Non spaventatevi se avete sentito dei termini troppo difficili, perché poi se mi conoscete sapete che vi spiego tutto in maniera terra terra dall'A alla Z, con lo scopo poi di farvi capire, di avere fatti vostri alla fine di questo video tutti i concetti importanti e l'open interest e a cosa serve, come utilizzarlo nel proprio trading, come implementarlo nelle strategie, come usarlo accoppiato agli altri indicatori e all'analisi tecnica di base. Insomma, tutto quello che c'è da sapere lo saprete, ve lo garantisco. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video. A voi non costa nulla e a me gasa tantissimo, mi incentiva, mi spinge a continuare a produrre contenuti sempre più di qualità, e so che voi li apprezzate. Iscrivetevi mi raccomando al mio canale, cliccate anche la campanellina, attivate tutte le notifiche per essere sempre sul pezzo e ricevere i miei video al giorno 1, anzi al minuto 1, non appena escono, perché nelle cripto il tempismo è tutto. Infine iscrivetevi agli altri miei canali social, di cui trovate i link in descrizione. Ora basta chiacchiere per davvero e tuffiamoci nell'open interest. Venite con me. Si definisce open interest il controvalore totale delle posizioni aperte in un determinato momento su un prodotto derivato, ok? Quindi non si parla di mercato spot, si parla di prodotti derivati che possono essere futures o opzioni, e con futures ovviamente si includono anche i perpetual. A che cosa serve andare a tracciare l'open interest e a valutarlo? Beh, ha diverse utilità a mio parere. Innanzitutto ci dà un'idea di quanto il mercato è partecipato. Cosa significa? Di quanta attività di trading aperta c'è in un determinato istante. E in secondo luogo possiamo andarne a identificare l'andamento nel tempo. Quindi abbiamo due tipologie di analisi sull'open interest. Un'analisi chiamiamola statica, dove andiamo semplicemente a vedere l'open interest in un determinato momento e a trarre certe conclusioni che cerchiamo di esplicitare tra poco, e un'analisi dinamica, ovvero la sua variazione nel tempo, in particolare in analisi con i movimenti di prezzo, perché ovviamente l'open interest da solo qualche informazione ce la dà, ma ce la dà ancora più, come dire, valida e confermata se accoppiata con un'opportuna analisi del prezzo. Andiamo a fare qualche esempio per capirci meglio. Allora, alla fine vi dico anche quali sono le fonti da cui si può reperire l'open interest e i grafici in maniera ovviamente gratuita. Qui ho aperto Skew, che è uno dei miei preferiti, però purtroppo non c'è il grafico a candele. In alcuni altri siti si trova anche il grafico a candele. L'open interest ovviamente è un dato che è esposto dai principali exchange di prodotti derivati, come ad esempio BitMEX, che è quello che scambia volumi più alti e quindi a quello il cui valore poi è più significativo. Io di solito mi limito ad analizzare quello di BitMEX, e vedete che qua nei dettagli del contratto del perpetual, che ovviamente è il contratto all'interno di BitMEX con i volumi maggiori scambiati, abbiamo la voce open interest.
Pinterest, che se facciamo l'overing, quindi se mettiamo il puntatore del mouse sopra, lo vediamo in Bitcoin, e se lo rimuoviamo lo vediamo in dollari. Quindi il primo step, abbiamo capito, occorre andare a identificare l'exchange che muove più volumi, in modo tale da avere un open interest più, come dire, significativo, perché si sa che è un open interest non falsato e soprattutto si sa che è un open interest generato da volumi elevati e pertanto appunto ha un maggiore impatto sul mercato. Qual è l'impatto dell'open interest sul mercato? Allora, in teoria il mercato dei futures dovrebbe essere un mercato neutrale, ok? Ovvero un mercato a zero, perché per ogni long c'è uno short e quindi si dice il mercato dei futures non dovrebbe influenzare, almeno in prima battuta, il mercato spot e quindi il prezzo del sottostante. In realtà sappiamo benissimo che questo non è vero, perché c'è una speculazione incrociata elevatissima sul mercato dei futures e soprattutto lo si utilizza spesso e volentieri per coprire delle posizioni spot. Quindi da un lato chi ha aperte posizioni sui futures spesso e volentieri, soprattutto se si tratta di grandi capitali, ha aperte anche posizioni sullo spot e quindi la chiusura di una posizione sui futures equivale anche alla chiusura, spesso, sempre per questi discorsi di copertura, di una posizione sul mercato spot e quindi viene influenzato il prezzo del sottostante. In seconda battuta spesso ci sono, essendo comunque Bitcoin un mercato ancora immaturo, delle grosse manipolazioni di grossi capitali, insomma di chi se lo può permettere, che va ad aprire magari delle ingenti posizioni sul mercato dei futures, magari con leve elevate, e poi va a movimentare il mercato spot per andare a muovere poi il prezzo che funge da riferimento sul mercato dei futures stessi. Quindi togliamoci questo, come dire, questo pregiudizio del fatto che mercato futures e mercato spot non sono correlati, perché ovviamente non è vero e non è particolarmente vero per Bitcoin per questi motivi. Quindi sapere quanto open interest c'è, quindi quante posizioni aperte ci sono, ci dà un dato importantissimo. Il primo dato importantissimo si deduce dall'analisi statica e secondo me è il dato più importante in assoluto, ovvero quanto open interest c'è. Più è alto e più c'è il rischio di andare incontro a un movimento turbolento. Non ci dice niente questa analisi statica sulla direzionalità del prezzo e del movimento, ma ci dice quanto, come dire, quanta benzina c'è e quanta paglia c'è, e quindi se basta una piccola scintilla per andare a scatenare un possibile grosso movimento. Mi spiego meglio e vi spiego anche il perché. Soprattutto quando l'open interest cresce e continua a crescere, immaginatevi appunto che vengono aperte nuove posizioni, non sappiamo se in leva o no, sta di fatto che vengono aperte nuove posizioni. Questo cosa significa? Significa che per ogni posizione che viene aperta avremo, immagino, se una persona ha un po' di raziocinio, uno stop loss, oppure se questa persona non ha molto raziocinio e magari ha aperto la posizione con leve elevate, avremo un liquidation price, quindi un prezzo di liquidazione. Se noi andiamo a gonfiare tutto questo sempre di più, si arriva a un punto dove ci sono talmente tante posizioni aperte che non dico ad ogni livello di prezzo, ma comunque se abbiamo una variazione di magari anche 1-2 punti percentuale del prezzo dell'indice di Bitcoin del sottostante, iniziamo ad incorrere in liquidazioni, in stop di una certa entità, ok? Immaginatevi appunto di avere un open interest elevatissimo, ci sono aperte tantissime posizioni, magari molte anche in leva alta, e Bitcoin improvvisamente qualcuno fa un sell di, che ne so, 20 milioni e droppa, scende dell'1%. In quell'1% lì magari c'era qualcuno che aveva aperto una posizione in leva 100 per, qualcun altro 50 per, qualcun altro 60 per, eccetera eccetera, e vengono liquidati. Questa liquidazione cosa fa? Fa scendere ulteriormente il prezzo, perché innesca un ordine di vendita, perché viene liquidata una posizione long, e questa discesa di prezzo magari fa scendere di un altro 1%, che a sua volta va a liquidare altre posizioni, e così via finché non si raggiunge una condizione, diciamo, di equilibrio. E questa spesso e volentieri poi è accompagnata da uno sgonfiaggio, per
per questo motivo, dell'open interest. Quindi abbiamo questa fase di espansione dell'open interest che sale, 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 arriva a un punto, una massa critica, chiamiamola così, alla quale solitamente basta un niente, basta una scintilla, basta un innesco che parte un movimento turbolento. Questo movimento turbolento a cascata va a innescare liquidazioni, stop e ad amplificare così ogni oscillazione che il mercato fa, e qua invece abbiamo la fase di esplosione, diciamo così, e di collasso poi dell'open interest che scende, e in questo modo, quando scende abbastanza, ritorniamo a una fase di equilibrio tale per cui non succede che a ogni variazione sensibile del prezzo abbiamo un'amplificazione dovuta alla liquidazione di posizioni aperte. Questo lo vediamo ogni giorno con diverse magnitudo. Guardate ad esempio qua, questa è una scala di una settimana, quindi è una scala molto piccola, però vedete, avevamo un prezzo pressoché stabile intorno ai 6.600, poi c'è stato un improvviso pump, vedete, che è stato innescato da un movimento di prezzo repentino verso l'alto. Questo movimento di prezzo ha innescato delle liquidazioni, adesso non so se qua sotto addirittura riusciamo ad andarle a vedere, facciamo una settimana, che così facciamo così, ve lo metto qua sotto per motivi di chiarezza, perdonatemi se vi faccio perdere un po' di tempo, ma il discorso era che, guardate, qua è ancora più chiaro, abbiamo un movimento di innesco, ok, un innesco, quindi degli ordini di acquisto in questo caso, perché ovviamente io prima ho fatto l'esempio col ribasso, ma vale anche per il rialzo, ve l'ho detto, non abbiamo indicazioni sulla direzione, soltanto su quanto è tirato l'elastico, quindi che sia verso l'alto o verso il basso non cambia esattamente nulla, perché in questo caso sì che il mercato dei futures è neutrale e per ogni long c'è uno short e viceversa. Quando l'open interest è elevato, la prima direzione verso cui va il mercato è quella che poi si porta dietro l'impulso, ok? Se si supera quella massa critica che fa scattare gli stop loss. Quindi inizia a non esserci più tanta distinzione tra long e short. Il primo impulso è quello che poi scatena lo sgonfiaggio dell'open interest. In questo caso è stato un impulso verso l'alto e vedete che infatti abbiamo un inizio di liquidazioni che sono state 7 milioni qua e 16 milioni qua e un drop dell'open interest dato proprio da queste liquidazioni e dagli stop che erano in aggiunta alle liquidazioni stesse. Ok, questo è su scala piccola, qua ci sono altri movimenti su scala ancora più piccola, ma spesso e volentieri si nota che con un drop dell'open interest abbiamo uno strappo del prezzo da una parte oppure dall'altra. Qualche dato più concreto, perché questo è utile per l'operatività e tra poco vi spiego anche in che modo, vi do anche qualche spunto, qualche idea. Andiamo a vedere, che ne so, no, un riquadro più ampio, un anno di time frame e un anno anche sul prezzo. Guardate, allora, facendo un'analisi storica di lungo termine, si nota che c'è una tendenza al fatto che quando l'open interest arriva all'incirca 1 miliardo di posizioni di controvalore di posizioni aperte, e supera la massa critica, quindi quella potrebbe essere una prima massa critica. Infatti guardate qua, 1 miliardo, c'è stato lo spike e poi subito turbolenza, è tornato 1 miliardo, altra turbolenza, è tornato 1 miliardo, altra turbolenza, da 11.000 a 10.000, insomma da 12.000 a 10.000 ci sono stati un po' di movimenti, e lo stesso vale insomma quando è nei dintorni del miliardo. Poi non ci sono regole esatte che ci dicono qual è il prezzo, cioè l'open interest sopra al quale iniziano ad esserci movimenti, però per avere un'idea, ecco, guardando lo storico lo si può tranquillamente vedere. Come si può sfruttare quindi operativamente una cosa di questo tipo? Beh, c'è da aspettarsi una fase volatile. Ve l'ho detto, non ci dice nulla sulla direzione del prezzo. Ovviamente se c'è un open interest molto elevato e vediamo che siamo in prossimità di una resistenza e quella resistenza inizia a venire rotta, è molto probabile che avremo un bello spike alla rottura poi della resistenza, perché lì ci si aggiunge un po'. Con un po' di analisi si va a capire che c'è molta liquidità lì in stop, e se viene presa quella liquidità lì potrebbe fare a sua volta da innesco, e quindi quello è un ragionamento che si può fare. Oppure si può fare un trade generico basato sulla volatilità, come ad esempio un trade con le opzioni, che combinando due opzioni si può andare a esporsi long volatilità, come si suol dire, oppure utilizzando ad esempio i contratti move sull'exchange FTX, anche se non ne sono un grande fan, preferisco notevolmente le opzioni. E in ogni caso, appunto, ci dà un'idea che c'è turbolenza in arrivo, oppure ci viene voglia di aspettare a prendere una posizione, perché
non so cosa mi sta aspettando, quindi quella turbolenza potrebbe andare verso l'alto o verso il basso, quindi non voglio rischiare di prendermi in fronte uno stop loss. Oppure si può aprire due posizioni contemporaneamente a ambo i lati per poi andare a beccare quella giusta, sapendo che comunque ci sarà un bello spike dato proprio da questo innesco. Ecco, ci sono tutti questi fattori. Fatto sta che l'unico dato certo che mi dà l'open interest statico è volatilità in arrivo, tanto più è alto l'open interest. Quindi maggiore è il livello di open interest, maggiore è il potenziale di turbolenza in arrivo. Un secondo dato, invece è dato dall'analisi dinamica dell'open interest e ci sono due tipi, diciamo così, di analisi dinamica. Una è una, come dire, trend analysis, chiamiamola in questo modo, ovvero vedere se l'open interest aumenta o decresce accompagnato al movimento di prezzo. Banalmente si tende a dire che un open interest crescente in rapporto, cioè in parallelo ad un movimento crescente del prezzo, significa che quel movimento è sostenuto, è creato dall'aprirsi di nuove posizioni, che è la verità. Al contrario, un open interest crescente, scusate, un prezzo crescente accoppiato a un open interest decrescente significa che quel movimento in crescita del prezzo è dato da take profit, quindi posizioni che si chiudono, di short, immagino, se il movimento è crescente, oppure stop loss, oppure liquidazioni. E quindi si tende a dire che è un po' meno sostenuto, ok? Quindi ci sarà meno tendenza da parte dei trader a difendere quel movimento lì, perché capite che se il movimento di prezzo è ascendente e l'open interest cresce, i trader stanno prendendo posizioni in concordanza col crescere del prezzo e quindi la maggioranza, quantomeno dei trader, in quanto segue cioè il grafico è crescente, quindi la pressure è in acquisto, è interessata a difendere quell'uptrend, ok? Poi questo ovviamente non predice il futuro, perché potrebbe arrivare in qualsiasi momento un seller che ti sbatte sulla fronte un mega ordine a mercato, ecco. Però ci dà un'idea in più, che magari se combinata con un'analisi dei volumi, un'analisi ai supporti e alle resistenze, un'analisi tecnica, ci va a completare un po' il quadro. Quindi banalmente, prezzo crescente, volumi crescenti, open interest crescente, facciamo higher highs, higher lows, l'uptrend è bello solido, ok? Movimento di prezzo ascendente accoppiato a un volume decrescente, un open interest decrescente e non sfondiamo delle resistenze importanti, allora quell'uptrend già ci puzza un po' di più e non ci viene voglia magari di andarci a operare sopra long. Prima cosa è questa. La seconda cosa sull'analisi dinamica dell'open interest riguarda come dire, legittimità, passatemi il termine, di un movimento impulsivo. Spesso e volentieri si vedono sul prezzo dei movimenti impulsivi, come adesso non so se c'è un esempio opportuno qui, proviamo ad andare a vedere sull'ultimo periodo, facciamo 3 mesi. Non mi sono preparato molto per questo video, però ecco, volevo mostrarvi che spesso, adesso qui non ho esempi, beh, ve lo dico a parole, o meglio, c'è forse questo esempio qui, vabbè. Spesso e volentieri accade che sul prezzo abbiamo un movimento impulsivo, quindi uno spike verso l'alto o verso il basso che sia, accompagnato da un improvviso drop dell'open interest. Ecco, tanto più è marcato quel drop dell'open interest in concordanza, in parallelo allo spike del prezzo, tanto più quel movimento potrebbe essere falso, ok? Quindi, esempio, se ho un break di un livello importante dove sopra immagino ci sarà molta liquidità in stop e accoppiato a quel movimento lì ho una candela magari bella piena all'inizio su time frame orario, però vedo che l'open interest droppa, c'è il rischio che poi quel movimento lì si traduca in un failure swing piuttosto che in un falso break, perché è un movimento falso, innescato, guidato soprattutto dalle liquidità più che da come dire, un qualcosa di organico, quindi una presa di posizione o l'accumularsi di nuove posizioni aperte, di nuovi trade. Adesso mi spiace non aver trovato un esempio palese, però credo di essermi spiegato discretamente bene su questo punto, anche perché è semplice, ok? Quindi tanto più un movimento è accoppiato ad un drop improvviso dell'open interest, un movimento impulsivo, e tanto più quel movimento rischia di essere farlocco. Si può fare un semplice paragone
paragone dicendo, guardando i volumi di una candela e guardando il differenziale dell'open interest. Tanto più i due valori sono vicini, tanto più quei volumi sono dati appunto dalla chiusura di posizioni e da liquidazioni, e quindi quel movimento lì si può tendere a scartarlo, addirittura aspettare a prendere posizione sul falsificarsi di quel movimento lì, quindi aprire magari su un setup di failure swing piuttosto che di falso break, ed essere pronti a controbattere il movimento assieme ai grossi capitali che sicuramente sono lì che lo guardano. Spero di essere stato chiaro. Allora, queste sono le principali funzionalità dell'open interest. C'è anche sulle opzioni l'open interest, e qualcuno di voi mi ha chiesto di puntualizzare anche quello. Lo dico in poche parole, perché secondo me l'open interest sulle opzioni non influisce molto sul prezzo, né del future né del sottostante. Per quale motivo? Ma semplicemente perché sul mercato delle opzioni, secondo me, c'è meno cioè non ci sono gli stop loss, c'è meno rischio di liquidazione, e è un discorso leggermente diverso, ecco, c'è meno leva, c'è meno effetto leverage, e quindi valgono meno tutti questi discorsi che ci siamo detti. Potrebbero fornire qualche dato in più, ma io non lo reputo particolarmente rilevante. Ecco, questo è il mio personale pensiero. Invece reputo estremamente rilevante l'open interest sui futures, in particolare su BitMEX, che è l'exchange che presenta volumi più alti. Ultima cosa, dove si può andare a vedere l'open interest? Vi lascio tre fonti, ok? La prima è SKU, questo sito qua, SKU.com, è gratuito. Io ho fatto l'account, che anch'esso è gratuito, però fa un po' di rogne perché non accetta la mail di Gmail, ci vuole un dominio particolare, io ho usato il mio. Fatto sta che si può anche utilizzare senza un account, però ci sono meno funzionalità, non è personalizzabile la dashboard, non puoi selezionare i time frame, quindi è molto limitata come esperienza. Però ci sono tantissimi dati oltre all'open interest, vediamo le liquidazioni, vediamo anche l'open interest del CME, di Backed, che anch'esso può avere la sua validità per vedere dove aprono le posizioni i cosiddetti istituzionali. Ecco, quindi è completo, è il più completo in assoluto come dataset, ecco. Di contro non ci sono i grafici a candele. E dove si trovano? Allora, c'è coin sui futures, tra cui l'open interest, per l'appunto, Bitcoin dollaro ad esempio, e vedete che qua invece è a candele il grafico, quindi è utile per vedere ad esempio con, ecco, guardate qua, c'è stato questo spike che ha fatto droppare l'open interest all'improvviso, questo movimento anche, insomma, per vedere se un movimento è accoppiato a un decremento o un incremento dell'open interest. È curioso poi andare a fare i confronti, come dicevamo prima, vedete, questo incremento è nella totalità accoppiato da un incremento dell'open interest che paradossalmente poi ha iniziato a decrementare adesso che non sembra esserci particolare attività, però significa che da qui in poi, ok, adesso sto facendo un disegno in grigio sul nero, sono un genio, però da qui in poi sono state chiuse parecchie posizioni, quante? 542 meno 533, quasi 10 milioni, ok? Quindi non sono dati completamente irrilevanti, capite che ci sono stati un bel po' di take profit qui probabilmente. Ecco, sono tutti dati estremamente curiosi e il grafico a candele dell'open interest ci viene estremamente in aiuto in questo. L'unico contro di questo, come dire, di questa piattaforma è che c'è uno storico limitato a 30 giorni circa, o al mese corrente, insomma, credo. E non lo so se facendo il profilo questo cambia, io non l'ho mai fatto, vi dico la verità. L'ultima piattaforma invece è questa Trader che vi ho descritto pochi video fa. Ecco, qui come vedete abbiamo tra i vari dati, anche essa è una piattaforma molto completa e customizzabile, tra i vari dati c'è anche l'open interest con uno storico estremamente buono. Il contro è che, ahimè, anche qua non c'è il grafico a candele. Il pro è che è una piattaforma estremamente completa, l'open interest è solo una goccia nell'oceano di questa piattaforma. Che dire, spero che questo video vi abbia chiarito un po' di dubbi sull'open interest e vi sia stato utile, perché girano molti falsi miti, ok? Non dà nessun dato certo sulle predizioni del prezzo, è sbagliato usarlo così, così come è sbagliato usarlo da solo, però come abbiamo visto l'analisi statica e dinamica dell'open interest ci fa capire quanto potenziale di turbolenza e di volatilità c'è dentro al mercato, ci fa capire se si stanno facendo take profit o se si stanno aprendo posizioni, e ci fa capire se un movimento è legittimo oppure no, e il suo grado, diciamo così, di legittimità, e scusate se è poco combinato con tutto il resto dell'analisi tecnica standard.
grande dell'order flow. Che dire, io spero che abbiate apprezzato, spero che abbia dato un senso in più per voi all'open interest. Lasciatemi un commento qua sotto se avete qualsiasi tipologia di dubbio o di domanda, e ditemi se l'ho utilizzato oppure no voi nel vostro trading. Ragazzi, vi faccio un caro saluto e alla prossima.